storie di un minuto. Le canzoni di Lucio Battisti che fanno riferimento a automobili e motociclette sono tantissime. Sì, viaggiare, il tempo di morire, l'aquila. Ma non tutti sanno che il suo viaggio più famoso lo ha compiuto a cavallo, letteralmente, insieme al suo amico e paroliere Mogol. Nel 1970, infatti, i due decidono di attraversare l'Italia, percorrendo il tragitto da Milano a Roma su strade secondarie e a bordo dei loro fidi destrieri, di nome Pinto e Ribatejo. La cosa buffa è che Lucio, a differenza di Mogol, non ha mai montato in vita sua. Impara apposta per quel viaggio, prendendo molte lezioni di equitazione prima della partenza. L'impresa dura un mese intero, dal 21 giugno al 26 luglio di quell'anno. La strada è decisa seguendo le vecchie mappe dei sentieri militari percorribili a cavallo, al ritmo di circa 30 km al giorno. Una piccola carovana, formata da un fuoristrada e una roulotte, li precede e spesso mangiano chiedendo ospitalità ai contadini locali, oppure dormono nei fienili. Una specie di Pechino Express ante litteram, insomma. Non è un viaggio confortevole. Leggenda vuole che dopo 3 giorni, sia Lucio che Mogol abbiano talmente tante vesciche sul sedere che sono costretti a mettere dei cuscini sopra la sella. La scomodità, però, evidentemente giova all'ispirazione. È proprio durante quell'avventura che nasce una delle loro canzoni più famose. Tu chiamale se vuoi emozioni. Potete ascoltare i loro album su tutte le piattaforme di streaming e sulle playlist della numero 1, Storie di un minuto, da un'idea di Danilo Di Termini e Marta Blumi Tripodi.